L'incontro, il primo incontro. Ho giurato a tutti che sarei stato me stesso. Io non pensavo al successo, né alle view su YouTube. Queste tipe, sti vestiti, ste collane sono in più. Ciao a tutti ragazzi, così e oggi siamo con un nuovo vlog. Ragazzuoli, ogni volta dico questa frase, non so, sono proprio contento. Anche se, mi fa male tutto. Perché sì ragazzuoli, allora, devo scusarmi. Il video neanche è iniziato e già mi devo scusare. Perché nell'ultimo video, quello dove mi sono fatto il ciuffo biondo, se ve lo siete persi, link in descrizione, andatelo a vedere tutti. Cioè, avevo detto che io sì, sto qui nella mia vecchia camera. Non so se l'avete riconosciuta, guardate, la mia vecchia camera, la casa dei miei genitori. E vi avevo detto una cosa. Vi avevo detto, vedrete solo quel video e poi dal prossimo video già lo vedrete nella mia casa. Cioè praticamente io tornavo su a Milano e tornavo a fare i video lì. Solo che c'è stato un piccolo inconveniente. Piccolo, diciamo grande inconveniente. Nel senso che io sto male, sono andato dal dottore e ho visto che sto ancora più male. È più di 2 settimane che ho la polmonite. Praticamente qui dietro, vabbè, mi fa malissimo. Infatti non posso neanche muovermi da stare in completo riposo. E anche fare questi semplici video a me fa male perché ho il problema anche alla respirazione. Quindi quando devo urlare, molto altro non ce la faccio e sono affaticato. Infatti mi stanca tantissimo fare questi video ed è per questo se magari adesso state vedendo meno video. Però comunque cercherò sempre di fare video perché bisogna sempre vloggare King the Vlog. Nei commenti tutti hashtag King the Vlog. Mi raccomando, vi voglio tutti nei commenti. Anche tu che stai guardando questo video, hashtag King the Vlog nei commenti. Allora, cosa è successo adesso? Io non potendo risalire a casa, perché diciamo che sto ancora male, devo riguardarmi. Anzi, oggi no, oggi sono contento perché finalmente dopo 2 settimane ho finito l'antibiotico. Quindi sì, ho finito l'antibiotico, non devo più prenderlo. Però devo ancora fare l'aerosol per un po' di giorni. Dopo 2 settimane ho finito l'antibiotico, adesso mi mancano altri giorni di aerosol. Però fa niente, piano piano ci stiamo riprendendo. Poi c'ho tutta una riabilitazione da fare. Anche adesso sto facendo questo video da pochissimi minuti. A me sta facendo malissimo la schiena perché non ce la faccio a stare in piedi. Quindi diciamo che trovo abbastanza difficoltà a fare tutto. Devo fare una riabilitazione, però adesso devo sbrigarmi perché la mia ragazza Rosalba mi ha fatto questa sorpresa. Cioè sorpresa, nel senso, io non potevo tornare a casa su, quindi se la montagna non va da Maometto, è Maometto che va dalla montagna. In poche parole, se non sono io che vado a Rosalba perché sto male, praticamente non posso muovermi, e anzi sono andato al dottore ieri, mi ha detto che ho ancora la polmonite e anzi non dovrei neanche respirare l'aria fredda, per dirvi. Se io non posso tornare a Rosalba, è Rosalba che viene da me. E infatti è questi giorni che Rosalba verrà a dormire a casa mia. E questa è la cosa bella, perché stiamo preparando un incontro di pugilato. No, non è proprio un incontro pugilato, però tra me e mia sorella. No, aspetta, me e mia sorella, cioè la mia ragazza e mia sorella. Vedete, ancora sto male, non riesco neanche a pensare bene le cose. Perché è la prima volta in assoluto che la mia ragazza Rosalba incontra mia sorella Sara. E ho detto, per forza devo immortalare questo momento. Perché diciamo che mia sorella è sempre stata abbastanza gelosa. Perché giustamente ogni volta che io andavo in giro c'è questo ragazzo col bel fascino che rimorchiava sempre tutte, sempre di estate, d'inverno, ogni volta, autunno, primavera. Stagioni che ormai non esistono perché d'estate piove, d'inverno c'è il sole. Però vabbè, a parte questo, ogni volta andavo in giro facevo sempre il fighetto così. Tutte le ragazze venivano tutte pischiellette. Poi arriva mia sorella e dici, cosa? Te stai provando a rimorchiare mio fratello? Te che stai provando a rimorchiare mio fratello? Ti ammazzo! In poche parole succedeva sempre così. Mia sorella è un po' gelosa. No, non proprio gelosa, diciamo protettiva. Perché giustamente sorella maggiore deve proteggere il fratellino piccolo e indifeso. E niente, per la prima volta incontrano la mia ragazza e mia sorella. Voglio immortalarlo per forza, quindi andiamo. Rosalba sta arrivando, sta alla stazione e io insieme al boss, cioè a mio padre, andiamo a prendere Rosalba. Papà che già l'ha incontrata Rosalba. Papà già l'ha incontrata perché quando io stavo all'ospedale e avevo stirato con la polmonite, sono venuto su. Papà è venuto a prendermi e ho sentito la voce di nonna. E dobbiamo dire una cosa, perché si sa che le nonne cucinano sempre tanto da mangiare, giusto? Rosalba è vegetariana, quindi andiamola a dire. Nonna! No, non c'è nonna, mi serve nonna, devo andare da nonna. Ok, sto uscendo, cosa importante, mettermi la giacca e chiudermi bene, perché veramente se no stiro e se riprendo la febbre, adesso che sto con la polmonite muoio, quindi dai raga, visto che non mi va di morire a 19 anni, mi chiudo, mi incappuccio bene, mi metto la giacca e andiamo a prendere Rosalba alla stazione. Andiamo così, sembra che sto andando a fare un attentato. Se c'è qualche dottore che sta vedendo questo video, io vi chiedo già scusa, perché ho la polmonite, so che non potrei uscire, invece sto fuori. Però raga, è arrivata la mia ragazza, devo per forza andarla a prendere. So che morirò, mi farà male, però ehi, devo farlo. E intanto saliamo in macchina. Mettiamoci la cinta che è importante, ricordatevelo, mettetevi sempre la cinta pure se state dietro, perché è importante. Da oggi pure io e mio padre diventiamo vegetariani. Corca, perché non vuoi diventare vegetariano? Quindi stai dicendo che i vegetariani fanno schifo? No. Perché allora non ci vuoi diventare? No, perché a me piace la carne, mangiare le cose genuine della carne.
proveremo. Però dobbiamo provare un giorno a mangiare solo vegetariano. Ok, perfetto, accettato. I dolci. Mangiamo tutto il giorno dolci. Comunque no, dai, tra poco siamo arrivati. E poi la cosa bella è che Rosalba non ha ancora visto i miei nuovi capelli, che poi così sembrano normali, però fidatevi, sono un po' più chiari. È che non c'è la luce solare, quindi non sembra. Vabbè, meglio, almeno non mi uccide. A few moments later. Ecco qui, abbiamo preso Ross, finalmente arrivata. E oggi è il giorno tanto atteso da tutti. Da più di un mese che organizziamo. Cosa è successo? Cosa succederà oggi? Che succede oggi? Che succede? Di oggi, come fai a non saperlo? Oggi c'è l'incontro di pugilato più importante di tutta la storia, altro che KSI e Logan Paul. Incontro. Non lo sai? No. Come non lo sai? Ci sta l'incontro Rosalba contro mia sorella. Fate a cazzotti. No. Ma cioè, allora, fate a cazzotti nel senso mia sorella ti dai cazzotti e te zitta a te pippa. Ok. Anzi, Sara, penso che adesso sta a casa e stava in palestra. Io sono uscito che stava in palestra perché si stava riscaldando. E la cosa bella è che adesso cosa ti aspetti? Te vai da mia sorella e che gli dici? Allora, il trucco, non devi mai essere la prima a dare il cazzotto perché poi subisci. E quindi stai alla parte del torto. Però, se dai prima del cazzotto, mi raccomando, qui. No, poi, l'importante se... è che non mi rompa il naso. Infatti stavo proprio dicendo, devi dare il cazzotto forte qui. E poi quando la schiartera ti continua a menare, capito? Okay. Ovviamente ho detto le stesse cose a mia sorella. Io a mia sorella ho detto, mi raccomando, prendi il naso. No, paura. In realtà noi stiamo, adesso non è stiamo andando a casa, stiamo andando direttamente allo stadio. Okay. Già stanno 3000 persone e ci stanno aspettando fuori. Quindi io non vedo l'ora, ci vediamo direttamente con te che incontri mia sorella per la prima volta. Io non vedo l'ora perché secondo me sarà sul ring. Senza, no, li chiediamo proprio MMA, proprio in una gabbia. Ma perché? Li chiudiamo in una gabbia e il primo solo uno esce. Ecco qui, Rosalba sta in camera mia. Adesso chiamerò mia sorella e allora questo è il ring. Questo camera mia è tutto il ring. È vero. Allora, Sara ha detto tra poco arrivo. Mi sto finendo di preparare per menarti, ha detto mia sorella. Dai, tranquilla, ti curo io. Cioè, qualsiasi cosa, di stare tranquilla. Hai paura? No. Come no? Eccola, eccola, è entrata. Eccola, eccola. Aspetta, aspetta, aspetta. L'incontro, il primo incontro. Il primo incontro. Questo entrerà nella storia. No. Non ci credo. Neanche un cazzotto, neanche un... Guarda che brava come finge davanti alla telecamera. Sei una bravissima attrice, dammi la mano. Quindi non niente, piacere Sara, piacere Rosalba. Poi, com'è andato il viaggio, come? Basta. Cazzotto, cazzotto. Cazzotto. Non voglio essere ripresa, basta. Ok, niente, è finito qui. Grazie Sara. Pensavo finisse in un modo diverso. Ciao, un bacino, un bacio. Bacio. Mua. E Rosalba un bacio non glielo dai. Mua. Perfetto. Non pensare a quello che ha fatto mia sorella, tranquilla. Non è da lei, di solito non fa così, te lo giuro. Che ne pensi mia sorella, prima volta la vedi? Bella. Mi stanno a bussare, vediamo chi è. Andiamo. Un nuovo parente viene a conoscere, vediamo chi è. Il più bello di tutti, lui è il più bello di tutti. Che per chi non lo sapesse, presentati, che non ti ho mai presentato. Io sono zio Mario. Zio Mario, poi il padre di Alessio, che Alessio non so. E ci ciao, presento bella. La mia ragazza. Piacere di conoscerti. Benvenuta. Sara Iamenato, lo sai, Sara Iamenato. Beh, si sa, Sara è ignorante. Sara. Lui è il migliore, il più bello e il più forte della famiglia. Adesso chiudiamo. Ormai siamo arrivati, dai, sbrigati. No. Chiudi. La cosa più importante, conoscerai il mio cuginetto Alessio, che è il più importante, l'altro più importante della famiglia. Ale, che stai? Oh, eccolo qui. Si vede, stai sempre a studiare, te sì che sei uno studioso. Che stai studiando? Ah, perfetto, niente. Allora, fermo. Dai, di qualcosa. Ciao, perfetto. Da quanto tempo è che non riesci con i vlog? Ah, stai a vedere YouTube. Stavi a vedere no YouTuber. Chi stavi a vedere, eh? Fammi vedere chi stavi a vedere. Ross. Allora, ecco qui. Un altro membro importantissimo della famiglia. Ecco qui. Wow. Wow, quanta voglia c'ha di Alessio, salutarti. Alessio, con la Rosalba, sbrigati. No. Si vergogna, perfetto. Alessio si vergogna. Comunque, Alessio, Rosalba, piacere. Comunque, ragazzuoli, io spero che questo video vi sia piaciuto. Rosalba ha conosciuto tutta la mia famiglia, praticamente. Diciamo che nel vlog non ci sono solo i miei nonni, perché, boh, non li ho ripresi, visto che poi siamo andati a cena e non li ho ripresi. Però, io lo so, nel vlog dovevo far vedere la parte dove Rosalba sta vicino a mia nonna e dico a mia nonna che Rosalba è vegetariana. Bene, questa parte l'ho fatta, solo che non l'ho ripresa qui per YouTube, ma l'ho ripresa per Instagram. E quindi, ragazzuoli, se non mi seguite su Instagram ve la siete persa. Ed è per questo che io vi dico a tutti, seguitemi su Instagram. E tu che stai guardando, mi segui su Instagram. Se non mi segui, questo è il mio profilo. Si chiama Sespo, mi raccomando, andatemi a seguire tutti, perché siamo quasi 800.000 qui su YouTube e quasi 600.000 su Instagram. Cioè siamo una fracca. Grazie mille quindi a tutti voi che fate parte della Sespo Family. Un bacione a tutti voi che ne fate parte, questa fantastica famiglia. E a te ti ho riconosciuto. Te non fai parte della Sespo Family. Sotti solo per te. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, seguitemi su tutti i social per far parte di questa famiglia stupenda. Comunque
comunque ragazzuoli, il video finisce qui. Diciamo che la mia ragazza ha conosciuto tutta la mia famiglia, ma in particolare doveva conoscere mia sorella. Boh, l'incontro è stato calmo. Io pensavo si alimentassero un po' di più le cose, magari non proprio che si menavano, però si mandavano qualche frecciatina, qualche piccolo insulto. E invece no, non è successo niente. Diciamo abbiamo accettato Rosalba, cioè accettato proprio con l'accetta, e l'abbiamo massacrata. A parte scherzi, consigliatemi altri video da fare con la mia ragazza e magari altri video da fare con mia sorella o proprio con la mia famiglia in generale. Mi raccomando, consigliatemele tutti nei commenti. Quindi se siete arrivati fino a qui, fino alla fine del video, lasciate like e commentate questo video. Vediamo chi è arrivato fino alla fine. Se questo vi è piaciuto, lasciate un bel like, commentate, condividete, iscrivetevi per unirvi al Vlog Team, a The Spos Family. Noi ci vediamo con un prossimo video. Baci cuccioli. Siamo una famiglia, facciamo un bambino, chiamiamolo un milione e poi guardiamolo crescere.